Sekiro, Sabaku streams twice. Stream twice. Buonasera ragazzi. Abbiamo appena finito una live di quelle ufficiali. Si prosegue un po' con Sekiro in questa terza run, che è sempre stata abbastanza particolare, di esperimento, di scoperta di qualche meccanica un pochino più legata al combattimento didattico, no? Che non il voglio vincere, cosa che mi importa moltissimo e sto facendo anche poco, molto poco. Io vorrei dedicare almeno 10 minuti a ogni nemico singolo, fisso, e capire tutto di quello che fa, per poi rendere le successive run anche più divertenti per me. Però, per ora, cioè, non è che dobbiamo fare i finali e poi è finita Sekiro. Per ora, forse, vedremo. Lo amo. Mi fa veramente, veramente impazzire giocarlo, quindi vediamo un po'. Però sono oltremodo cotto stanotte. È un periodo in cui la stanchezza la sto accumulando, ma per cose belle. Quindi, insomma, non sono stanco per dei momenti in cui non riesco a gestire orari e impegni da metronotte, no? Che possono essere devastanti. Sto dormendo e riposando poco per cose giocose, quindi è un lusso e un privilegio e godiamocelo. Poi, ovviamente, questo cambierà molto, molto, molto presto, però qui si rischia l'abbiocco in live. E sicuramente un input lag di 2 secondi a ogni mio input mentale. Oh mio cielo, mi si bruciano gli occhi. Allora, pur vero che in questa run stiamo relativamente esplorando poco, non voglio perdermi l'ultimo seme di zucca e i materiali endgame. そこも気が向き、それがしよ。承知よし、刀を振る。そこもこの俺だぞ。この矢主弦。そこも、これはただの太刀だ。まことか。ああ、ただの太刀だ。そうか。 Il moderatore mi fa notare che ovviamente abbiamo il pad a schermo prontissimo. Io taglio la chat stavolta da ora in poi dall'alto, così non tagliamo le frasi a metà. Questa è una grande big evolution del canale. Big evolution del canale. Attiviamo. Ah, non sembra reagire, però. Ah, ora, ok. It's alive! Oh, avete visto? È apparso il... No, no, non si deve dire di no, Hadanbei. Sto esplorando. Senaka no odachi nitsuite hanashite kureru ki ni natta ka? Sore ga makoto wa nan nano ka o? Cioè, è bellissimo come... È veramente bellissimo come ti dà comunque l'opzione, tra l'altro scritta nel menu. Sono dei dettagli folli che poi, appunto, non sono in ogni cosa, però quando ci sono. Fushigirida. Nanto. Makoto ni atta ka. Naraba. Fushigiri.断る。じゃが断る。そうか。無理強いはせぬ。だが情けと思うならば頼む。心変わりしたならばいつでも言うてくれ。またそこもとの。 Carina. Guarda, Marty, è naturale che tu abbia... dovrò stare alla fine con le luci così
bianche si brucia un po'. Scusate un po', tanto è una live notturna. Permettetemi di... Ecco, vediamo un po', se faccio così mi brucia. Vediamo se riesco in tempo reale, ad occhio. Ecco, certo, perché... Vediamo un po', No, perché... Ah, ho capito perché. Perché riflette... Ok. Ok. Facciamo un test un momento. Molto veloce. Very fast. Uno e due. Sono molto più arancione. Però si buca quasi uguale. Vabbè, farò dei test anche di posizionamento della camera. Domani ci studio un po'. Voi mi preferivate prima o così? È un colorito comunque piacevole. Sono meno bruciato, perché non sono poi così arancione. È abbastanza naturale in realtà, rispetto a prima che era un po' più freddo. Qui c'è un po' di color che ho fatto io, che secondo me ci sta con i videogiochi. Mentre per quanto riguarda la camera in sé, qui la temperatura colore potrebbe far qualcosa. Vedete, già così è un po' più naturale, posso... Queste sono le predefinite? Terribili. E me le ha salvate? Me le ha salvate anche se ho fatto a nulla? Sei una maledetta. Le predefinite sono una porcheria. Sì, ora gioco. Non mi aspettavo di trovarmi dinanzi a tale roba. Eccoci qua. Va bene così. Il mio... Tanto non devo guardare i riflessi. Posso alzarle un po'. Fatto! Non so se... Ecco, mi chiedete sempre il dietro le quinte. Non so se questo può farne parte per voi. Però... Allora, Marte. Trova, questo ragazzo dice, io trovo, grazie Emanuele, io trovo molto, molto frustrante, difficile il boss finale, sto avendo dei seri problemi, cosa ne pensi? Dammi qualche consiglio. C'è da dire una cosa, che è assolutamente inopinabile. Il boss finale di Sekiro è, è veramente difficile.
è veramente difficile. È una delle boss fight finali classiche di un videogioco più difficili, secondo me, della storia di tutto il medium. E lo è specialmente legandolo a un'esperienza di massa. Per quanto sia il gioco di nicchia, comunque Sekiro ha un marketing diverso da un Danganronpa o da un Bullet Hell, diciamo, alla... cazzo, non devo fare la live così tardi per fare i nomi di videogiochi di nicchia. Dai che... Ikaruga! Ikaruga. Non è da paragonare all'Orfano di Kos, perché l'Orfano di Kos non è il boss finale di trama. Però un parallelo si potrebbe fare, sarebbe un po' diverso, ma ne riparleremo un'altra volta, ok? Il fatto è che questo è proprio un boss finale classico ed è tremendamente difficile. Quindi i consigli che posso dare a questo ragazzo e a tutti voi li posso dire in diretta, ok? Quando ci arriveremo. Allora. Che belli che sono i buff. Quanto mi piace sto gioco. Ok, vediamo un po' come funziona. Scusate la teatralità scema, ma li avevo appena usati. Mi ha disattivato i coriandoli. Sta cosa non può essere intesa. Facendo la mossa con l'ombrello usi i coriandoli come super mossa. È strano, che mi tolga il buff. Non mi fa l'attacco. Non mi fa l'attacco. Volevo provare l'attacco mortale. Lo toglie perché ripone la spada. Volevo provare l'attacco mortale in salto. Non lo fa? Facciamo un botto di danno con sto affare, eh? Usando l'attacco speciale, ripone la spada. Però è un peccato, perché ti limita il combattimento, non trovate? Però aspettate, come dice Jarek, potrebbe... Io non ho visto su schermo, non ho controllato perché non ho fatto mai neanche un test con questo ombrello, quindi non ho valore nell'analisi, ma a quanto pare... Lui dice, si esaurisce l'effetto perché usi i coriandoli, come se fossero una super mossa unica, no? Perché gli levi circa metà della stamina con un corpo solo, la piastura. Comunque, poi ne parliamo, adesso combattiamo più con naturalezza, ok? Ah sì, eccolo! Grande! Ha funzionato! Bellissimo!
Ho gli cimongi? Se ho gli cimongi lo voglio usare. Adoro usare gli cimongi. Voglio gli cimongi. Anche se non ho quello, anche se non ho quello doppio. Magari funziona solo con i coriandoli contro gli Shichimen, quello finale. È quello di salto, ragazzi, bisogna studiarle queste cose, perché farle con libertà ti cambia il New Game Plus, ti cambia proprio il gioco. Salta! Salta, ti dico, salta! No, eh? Figo. Che figo. Sì, no, che funzioni col calciatore del palazzo penso sia ovvio. Però che funzioni con lo Shichime. Ah, ma salve, eh. E voi, voi in teoria dovreste essere un pozzo di esperienza. Ma proprio incredibile. 1240. Mi aspettavo onestamente molto di più. Ah, attenzione. Può essere colpito. Eh sì, esatto, è il doppio. È il doppio. Attenzione. Dobbiamo ucciderlo. Dobbiamo ucciderlo. Vediamo che succede. Anzi, no. Sì. Stavo per dire, dovremmo anche farci uccidere, ma no. Quello lo si potrà fare con backup di save, eccetera. Perché morire apposta senza l'aiuto divino. Lo voglio uccidere perché abbiamo già fatto la sua quest. Sappiamo esattamente come va a finire. Il premio saranno altre monete e una statua Jizo. E non so i suoi dialoghi quando lo aggriamo. È una cosa nuova che scoprirò. È tutta una roba unica, è un'esplorazione di tutti i possibili contenuti. Queste run esistono anche e soprattutto per capire tutto quello che si può fare, tutto quello che possono esserci, tutto quello che può esserci detto, eccetera. Sapevamo già come finisce, non cambia niente. Il premio è lo stesso. Sì, l'avevo completata ed è stata molto, molto interessante in realtà. Carina, che però si basa tantissimo, forse troppo, su una cultura che non conosciamo, quindi senza descrizione non sappiamo cosa è successo. Però... さては調べが聞こえぬのを妬んでおられるか。ああ、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 あ
Non vedo. Una presa. Mazza quanto è lunga. Che figata. È un vero combattente. È un vero samurai. Ha tutte le mosse. Cercando di capire il ritmo delle sue mosse base, che è un po' particolare. Sto Mikiri non vuole entrare, eh? Però mi sa che l'ho capito. Credo che il dislivello della mappa stesse fottendo il Mikiri. Ah, è come i generali paro paro?
Il modello di gioco mi ha convinto di dovermi concentrare su movimenti diversi. Anche quel colpo veloce come i generali. Sì, esatto, qua è da rushare. Perché tanto poi la riesploriamo con un po' di cura. Godiamocela pulita. Che cazzo? Sekiro! Ok, qua non c'è niente e la luce ci indica il cammino. Con boss così è normale che la gente rage quitta. Come fai a vincere? La pronuncia è Sekiro. Non Sekiro, eccetera. Abbiamo anche il doppiaggio giapponese, ovviamente, che ci chiarisce la via. Ma qui c'è qualcuno... È un certo tipo di giocatore che rispetto comunque, cioè non è che qualcuno è meglio dell'altro in base a come vive il videogioco, ma mi chiedo, c'è qualcuno qui che è blind di Sekiro e quindi lo sta comunque vedendo? Perché chi ha seguito queste live da blind in questa run vedrà cose che non ha mai visto prima, eh? Ah, vedi? Perché io sono blind in tutto. Perché non c'è niente di male, cioè... A non aver paura degli spoiler, vivere la cosa con leggerezza, non è da giocatori scarsi, diversi, cioè diversamente mediocri, eccetera. È un modo diverso e tra l'altro c'è una cosa molto particolare che va assolutamente descritta. Probabilmente queste persone, senza che... Non preoccupatevi ragazzi, non mettetevi a dire sì, io sì con quello, io sì con quell'altro, che la chat implode. Però... C'è una cosa molto importante da poter notificare. Ossia, che quello che state voi facendo qua con Sekiro, no? E me, io lo farei volentieri con altri videogiochi di cui non ho interesse di scoprire la narrativa o il contenuto con grande attenzione, passione e blindness. Quindi dipende anche dal tipo di prodotto che si guarda e... eccetera, eccetera, eccetera. Peccato solo che ho sonno, non sono ubriaco o brillo di stanchezza, sono solo stanco. Quindi poca figaggine qui. Poche battute e poca sgargiullezza. Purtroppo
non sono riusciti a rendere l'headless interessante in New Game Plus. Non c'è un solo motivo per sconfiggerlo e io un modo l'avrei trovato probabilmente se avessi voluto. Solo che se non l'hanno fatto è una scelta oculata e il mio modo sarebbe stato probabilmente erroneo in game design. Però nel New Game Plus fargli droppare qualche oggetto di materiale raro o una percentuale di lapislazzoli, eccetera. No, percentuali di lapislazzoli avrebbe rovinato il completismo delle New Game Plus successive. Però qualcosa di mercurio, di adamantio, non è adamantio, vabbè, insomma. Ma anche solo il giso rosa. Infatti, il giso rosa, esatto, esatto. Vabbè, esatto, di Fonz, esatto. Ma solo i soldi? Solo i soldi? Comunque il level design di Sekiro è una cosa unica. È una cosa veramente unica perché... Ah, ma aspettate, no, 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 aspettate, aspettate, abbiamo... Abbiamo un mid boss da affrontare, Siamo pazzi. Sì, esatto, il level design di Sekiro è unico... Proprio perché si presuppone che il protagonista sia quasi più di Batman, fondamentalmente. Pure il Drunkard può usare il sangue delle scimmie. Infatti. La mia intenzione sarà proprio farle arrabbiare. Ah, Tanokami intendevi. Questo, vero? Mi è stato detto che posso utilizzarlo insieme alle armi. Madonna, potrei fare persino un... Vabbè, poraccio. Senza il sangue rosso... No! Non ci sono le finestre! Questo forse... Poi voglio parlarne con voi. Di questa cosa. Anzi, parliamone subito di questa cosa. Una cosa l'ho notata io giocando Sekiro. Che non avendo alcun tipo di equilibrio le weapon art, diciamo, molto, troppo spesso non sono minimamente utilizzabili. Se fossero con equilibrio fisso sarebbero troppo forti. Però il fatto è questo, è molto semplice. Se tu mi dai oggetti come gli occhi, you know, i grumi di carne, ma sono così rari e così pochi che ti danno equilibrio, per scambiare il damage output è squilibrato rispetto all'uso delle weapon art. Cioè adesso io non ho ancora visto dei veterani giocare, ancora non sono io un veterano, lo sarò sicuramente un giorno. Però solo alcune sono utili e si va a finire in un circolo vizioso nel quale... Se per utilizzare quelle più affascinanti o interessanti, io devo utilizzare un oggetto raro che mi dà equilibrio e quell'equilibrio mi porta ad avere un gravissimo scambio di danni appariscente, esatto, scusate. Un gravissimo scambio di danni verso il quale non ho alcun vantaggio a buttarmi contro, non li usi. E se non li usi,
c'è un problema. Cioè, l'Ichimonji è sempre utile. La rotazione può essere interessante, divertente. Però penso che abbiate capito cosa voglio dire, vero? Ma l'Ichimonji è fortissima. L'Ichimonji è fighissimo. Sono molto situazionali e non c'è niente di male. Però alcune si sovrascrivono, mettiamola così. Ma loro non hanno sentito perché hanno il casco. Troppo presto. Queste prese si schivano così. La schivata non basta, forse quindi il salto. No, 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 sapevo che si poteva fare la spada di fuoco, anzi, era un'abilità base della demo della Gamescom. Però, non... Ragazzi, dobbiamo far pace un momento. Ne vogliamo parlare? Stavo un attimino parlando con i ragazzi. Solo che non mi ricordo ci fossero sti particellari incredibili. Sto flusso, non è un particellare, forse. Sto flusso di energia fantastico. E poi sono comunque praticamente 4 run che non l'ho mai visto. Quindi mi ha coinvolto, ecco, mi ha coinvolto. Gli oggetti che non si possono raccogliere se non li hai inquadrati. È una roba che mi manda in bestia. In bestia.
Far aspirare anche quelli avrebbe fatto tenere premuto quadrato per pulire le aree e sarebbe stato distruttivo del level design, completamente distruttivo di come il giocatore esplora. Ma cazzo, non è che se io li premo così e stanno sotto e non li vedo così e non appare il prompt, se non appare il prompt non puoi usare il prompt. E comunque il tasto azione non serve a nient'altro a parte il salto, quindi... Che male sti danni, oh. Sweet, sweet. One hundred. Vabbè, l'oggetto là in fondo in effetti l'abbiamo un po' pisciato, mi sa. Uè, 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 uè! Tu quanta esperienza dai in New Game Plus? Sì, era un Migiri perfetto. Stronzo. Lo so che hai usato le pietre come dislivello per rompere il meccanismo di gioco, eh? Perché ricordiamoci che l'inquadratura è il giocatore se sbaglia ad usarla. Ma se il personaggio antagonista usa una roccia per clippare il Mikiri, è tutto game design, vero? Souls fag? Poi dicono che sono il fanboy, io. Potresti evitare di farlo? Vieni qua. Che figo che sei. Sì, ma se non mi fai una. Se non mi fai usare un Mikiri mi offendo. Eccolo qua. No! Sei cacato addosso. Sei cacato addosso. Ah, bravo! Qua ho sbagliato io. Qua ho sbagliato io, comrade. Pure il dislivello. Cioè, ce la metti tutta, pur di vincere. Vieni qua. Vieni qua, toglimi il veleno. Vieni qua. Che qua ci schiatto come un imbecille. Pur di avere lo scontro bello con te. Vieni qua. Posso? 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 Grazie, stronzo! Ora puoi morire. Hai il permesso di morire. Non vedo un cazzo! Ti sembra il modo di uccidermi? Dite che è un bello scontro questo. Dite che è colpa di mia. Dite che ho saltellato come nella blind run. Sentite? Ipocrisia di dire per quanto avevano ragione in quel momento, no? Eh? Capite che neanche ho voluto ucciderlo pur di giocare con lui e ben 4 volte non ha funzionato il combattimento per colpa della telecamera di gioco. Ok, spero che sia chiaro. Potevo muoverla bene. Ok, no, è importante far capire che purtroppo nell'episodio 13 hanno tutti ragione, perché lì è impossibile. Io faccio un doppio salto sulle pareti. Praticamente il gioco pensa che io stia allontanandomi e stacca la telecamera. Un'opzione sarebbe stata gradita. Però in questo caso abbiamo visto 3 istanze in cui il Mikiri non è entrato per clip, non per mio errore, credetemi. So quando sbaglio un Mikiri. E poi...
La telecamera si è incastrata nell'angolo dove lo trovi, quindi dove si suppone tu debba combatterlo. Dove si presuppone tu lo combatta. E mi ha ucciso. Ah, pensavo di non morire. Pensavo di... Peccato per 6.000 punti esperienza, ma adesso li farmiamo. Perché non accetto una sconfitta fake. Sabaku non mi kill, esatto. Wow. Dai, as intended, su. Così, infatti, alla fine anche lì il Mikiri l'ho fatto fuori dalla telecamera, eh? Cioè, non era... lo vai a istinto. Il fatto è che io non vorrei mai una telecamera alla For Honor. Io adoro la telecamera dei Souls, è così che voglio giocare. È con questa forma grezza di libertà di gioco che funzionano questi titoli, sono veramente belli per questo. Ma si possono risolvere questi problemi. Si possono risolvere questi problemi. Semplicemente serve un altro po' di polish ove non viene posto abbastanza, perché la telecamera contro la scimmia è perfetta, quella all'aperto, si allontana, nei Souls sta cosa non ha mai funzionato così bene. Lì è scenica, veloce, corri, funziona, si locca, non si stacca quando viene occultata dagli alberi, è semplicemente... no? No, Egg Chief... Non è che in un gameplay come questo tu devi apprezzare la difficoltà aggiuntiva generata dagli ostacoli della mappa. Quelli non sono ostacoli della mappa. Sarebbero ostacoli della mappa se le animazioni dei personaggi si adattassero ad esse. Quindi dovresti capire se il vantaggio geografico è utile o meno. Che il clip, che la mossa si clippa nella roccia non è uno, non è un'ostruzione che dà difficoltà. Quella è difficoltà artificiale. Capite? Cioè... abbiamo da una parte di pubblico che pensa che io sia il fanboy dei Souls, che tutto va bene. Dall'altra quella che dice che sono una sega e quindi critico quando le cose non funzionano ma in realtà sono perfette. Sono due tipi, entrambi, di fanboy sbagliati, cioè entrambi due opposti. Quando in realtà, forse anche troppe volte ho fatto capire quanto sono innamorato di questo titolo e di quanto probabilmente sia in un mio podio molto, 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 ma molto, molto, molto in alto. Combattere contro questo ninja, io probabilmente potrei farlo per un'ora senza mai, mai, mai annoiarmi. La telecamera la cambierei? Cazzo no! La telecamera mi piace così. Mi piace veramente tanto. Anzi, forse la allontanerei un po'. La allontanerei un po'. Ma le opzioni... sono sempre un bene. In Monster Hunter World ci sono fantastiliardi di opzioni per la camera. Non è che il gioco è più brutto, il gioco è meglio se ha quelle opzioni. È meglio. Che poi, finalmente, posso discutere di queste cose sapendo che me li divoro sti nemici. Non c'è più il giocatore che può venirmi a dire «Dici così perché perdi». Non è vero, ma neanche in Blind dicevo «così perché perdevo». Non ho mai... il fatto che se un nemico... vi spiego. Io premo R3. Non deve targettarmi quello dietro. Non lo deve fare. Sarebbe un gioco di merda. Sarebbe una cazzata. Quindi, se io lo devo vedere per targettarlo, va bene. Se io lo occulto, deve tenermelo così. Non deve staccarmelo. In questo caso. Però, se io faccio questo e poi mi allontano, dopo un po' è giusto che si stacchi. Quello che accade, invece, è che io non ho libertà, una volta ingaggiato,
di reinquadrare il nemico se si stacca per errore dalla camera. Se il nemico esce fuori dall'inquadratura, secondo il gioco è occultato e ti stacca la camera. Raga, è un problema. Non è un problema che distrugge il gioco. Sekiro ha la miglior telecamera dei Souls ad oggi. Il problema è che le persone hanno pensato: ah, tu vuoi che targhetti dietro gli ostacoli quando in realtà è una furbata e non devi farla. Non è quello. È quando lo perdi e poi non te lo riprende, perché il nemico è impazzito secondo la telecamera. Detto questo, se io ho creato lo spirito del fanboy è perché io amo certi tipi di videogioco. E Sekiro, il combat system di Sekiro, io non lo scambierei per nessun altro al mondo oggi. Se Bloodborne 2 prendesse i due terzi di Sekiro, io sarei solo che felice. E francamente, nella mia posizione di critico e di persona seria che fa questo lavoro di divulgazione e di informazione, mi fa paura dire quanto ami Sekiro, perché ha dei problemi, ma è contemporaneamente una perla inestimabile, in altissimo podio sulla classifica dei lavori di From. Ma io ho i brividi quando combatto lì. Ho i brividi al pensiero che non posso premere così per glitchare il gioco, scusate, per rompere il gioco e trovare il nemico dietro l'angolo. No, lo devo vedere io. Ora lo stiamo giocando veloce, ma Sekiro si può giocare piano. Sekiro si può combattere come se fosse un'avventura immersiva. Se io perdo il target e sto in un angolo così e succede un casino, non è colpa del giocatore. Se io faccio così in una stanza piccola, perché ancora non so come si gioca bene a Sekiro, ho paura del moveset e, piccolo particolare che nessuno ha mai messo in conto, il damage output ti fa bisciottare, è naturale che tu estremizzi, acutizzi quel problema. Ma è un problema che in partenza c'è. La mossa di Emma, la mossa di Falena, le mosse che ti tolgono il target sono design. Queste no. Detto questo, io farei pompini tutto il giorno a Sekiro, ma come li ho fatti a Bloodborne. Ma come ho detto a Bloodborne che le gemme non servivano a un tubo, erano fatte male e che le caratteristiche erano superflue rispetto a quello che voleva essere l'obiettivo evolutivo del genere, di quello che vuole essere Bloodborne, cioè il prossimo step di Miyazaki in un certo concetto di videogioco, no? Comunque, vaffanculo, andiamo a prenderci le nostre 6.000 punti esperienza, stronzo. Ehi! Vedete che questo è inteso, io non ho io non ho neanche schivato, eh. Io non ho schivato. Bravo, sei stato bravissimo. Io qui ho combattuto esattamente come vuole Sekiro. Ok? E in questi casi ci sono due soluzioni. Comunque, vi posso dire una cosa? È una cosa con la quale sono d'accordo ai due terzi. Ma questa è una delle più grandi verità cruciali del mio lavoro. È una cosa che dà quasi fastidio, ma è una presa di coscienza estremamente importante. È una di quelle cose che se fossi Karin sarebbe fributata. Però, ascoltatemi, questa è una delle cose più serie che vi dirò oggi. Questa è una cosa veramente molto molto seria, ok? Il critico, in generale, ok? Cinematografico, videoludico. Parliamo del critico videoludico, del mestiere di critico videoludico, ok? Una volta che si è tali, non tanto opinionisti quanto critici. Cioè, è la stessa cosa? Sì, però con delle piccole e importanti differenze. Il critico lavora con capacità d'analisi, esperienza, competenza, yada yada yada, 5 minuti di descrizione che vi ho già fatto in un talk show. E ne rifaremo.
ma lui non ha il dovere e non ha il ruolo di dire come risolvere un problema di un videogioco. Deve solo dire che c'è, non consigliare come risolverlo, perché non è il suo lavoro e tecnicamente non ha le competenze per farlo. Anche se magari ha voglia, non è il suo ruolo. Quindi può sembrare una scappatoia, no? Dici che c'è un problema, ma non dici come risolverlo. E in realtà è così. In realtà è così. Se alcune cose sono ovvie, come Anthem, è monotono, noioso, ripetitivo e con gravi problemi di bilanciamento e di programmazione, sì. Come si possono risolvere? Basta vedere i giochi fatti meglio. No? Esatto, un critico cinematografico non può dire come risolvere una regia. Deve far capire perché non funziona. Ma deve far notare il problema. Se volete, io posso utilizzare la mia mente per darvi due soluzioni alla telecamera dei Souls. Ma è ovvio che sono soluzioni che sono venute in mente a quelle persone. Se non è così, siamo nella merda. Sono artisti, ragazzi. Alcuni sono artisti, altri sono tecnici. Ma alcune soluzioni non funzionano, perché sarebbero antiestetiche. Quindi bisogna trovare qualcosa che non è ruolo del critico fare. Beccare. Ossia, vi dico un'idea? Un'idea? Rendere traslucenti, traslucide, anche le pareti della mappa. Far superare la telecamera con il target attivo e l'aggro su 1 e non su 0, quindi se sei in combattimento, vai oltre la telecamera, vai oltre la parete, così che nulla potrà mai ostruire il combattimento. Però così distruggi l'immersione di un artista che ha creato un mondo perché scopri subito che è un videogioco. E quindi? Bla 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 bla. Ehi tu! Fammi sfogare! Non me lo fai fare no damage ancora, eh? No, 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 lui l'ho farmato stealth. Dai, non vi piace vedermelo combattere. A me piace combatterlo. Mi piace un botto. È il nemico che più mi ha fatto incazzare in tutto il gioco. È il nemico che più mi ha fatto rageare, no? Incazzare, saltiness, eccetera. Ed è quello che più amo combattere. La dice lunga, no? Una telecamera dall'alto è un'altra soluzione, però rende il combattimento di questo tipo illeggibile. O comunque devi interpretarlo. E la telecamera dall'alto crea lo stesso problema di una telecamera incastrata. Ah, era questa. Ok, basta così. Niente livellino, dai. Spero che questa chiacchierata vi abbia fatto piacere. È un extra, ma. Ah, giusto, io non ho più soldi. Io ho finito i soldi, è vero. Grazie, Shidastar. Ma quindi qui. Qui bisogna parlare la lingua di Tanokami. Del moderatore. Qui bisogna Tanokamizzarci. Aspettate un momento. Prego. Stia a vedere, moderatore, stia a vedere.
This is for you. Buonanotte a chi va. Alla faccia dei merdoni. Cazzo che trenio. Is this New Game Plus? Fermi voi, fermi. Sì, penso che tu possa buffarla sia così che con il fuoco. Sto chiedendo se qui vale la pena far qualcosa. Coco. Di ragionare, perché in realtà la quarta run la farò molto con calma, perché devo assolutamente riscoprire tutti i limiti e tutti i ruoli delle mappe. Però ecco, c'è il sacchè di ascina nel tempio vicino ai campi coltivati. Ah sì sì, è vero, mi ricordo. Oh oh. Mamma mia, signore. Ah, coriandoli divini. Grazie Grebby. Conosco la fama di Warframe. Ma in quale vita? Anche il bambino è infetto, ovviamente. Sì, ma io parlavo proprio di professione, ero molto rigido nella descrizione. Io lo faccio, eh. Minu furi o suru no desu ka? Fichissimo.
È la prima volta che uso i coriandoli contro di lei. Non serviranno. Mi ero dimenticato di te, signorina. Wow, milady. Respiro. Che mi hai fatto come al solito perdere il target perché sono morto. Fammi tornare un attimino nel mood, che ti conosco a te. Sì, ma no, fallo pulito però. Porca puttana, Michele, sveglia. Forza, forza, che ci sei, eh. Torna in te, Mike, che ce la puoi fare. Mi è andata molto bene di lusso, mi è andata proprio di lusso. In teoria qua dovrei studiarmela un po' piuttosto che fare lo sgargiullo, però. Ok. Ok, forse ho capito esattamente il numero di attacchi che fa e come. Ok, Rin. Piano piano. Ancora qualche... Faccio ancora qualche L1 di troppo. Però... Esatto. Uno. Ah no. Non ha fatto tutta la combo. Che bei suoni. 2, 3, 4, 5 e spazzata. Ok. La mia. Non ho fatto la parata perfetta e me l'ha rotta la mia. Me lo sono meritato. Questo è uno dei pochi scontri che vorrei fare perfetto. Imparare proprio. Perché è sempre lineare. Questo è fatto apposta. Questo è fatto apposta per non farti curare. Peccato non faccia affondi, però in effetti ci sono molti nemici che fanno affondi. Io però... Per ora vinco più per esperienza più che per bravura. Sono molto curioso di impararla a memoria, perché questa è veramente bella da affrontare. Ed è da imparare perché sono talmente veloci che non puoi prevederle. O meglio, se sai cosa sta per fare. Voi invece... Vediamo un po' quando si può rompere sta cosa. Oh.
fondo. Vabbè, adesso ci rientriamo. Oh, strano. Qua. Penso di aver premuto X al posto di cerchio. Questo è solo il sonno, per fortuna. Finché la stanchezza non mi incazzo. Va tutto bene, va tutto bene. Datemi le pilloline che mi curo un secondo e torniamo in... in carreggiata. Ma come? Sei una sola! Non sei uno spirito! Andava quasi tutto bene. Quasi. Lo so che si... Sì, sì, lo so che le castagnole la distruggono, eh. Ma mi conoscete, no? Doppio, giusto, doppio. È molto incazzosa se non la stordisci con qualche modo, eh. Avete visto? È molto aggressiva. Fa un botto di combo, è veramente tosta. Ops. Time to die. Non voglio... Questa è una run di studio. Questa è una run di studio. Sperma stannarla con le castagnole, sono buoni tutti. Non è la mia strada della terza run. La quarta la giocheremo... tecnica for the win, mettiamola così. Qui puliti, capito? Spulite, ciao. Insomma, R2 R1 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 R2 R1 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 ci intriga poco. Invece io voglio fare una bella boss fight e ricordarla. Ho imparato alcune cose in questa terza run su di lei. La sua aggressività è interessante. Vediamo che succede se le facciamo più male senza disdegnare la serietà della preoccupazione della sua aggressività. Danno anche davanti, vedete? Quasi non abbiamo preso quasi uno, ma questa è da schivare, questa è da sfruttare come finestra. Questa è inutile. Ah no, forse fa l'affondo se faccio la deflezione bene in fondo. Certo, alcuni boss... Au! Au! Questa è da schivare. Alcuni boss fanno l'attacco solo se fai la deflezione perfetta. Ah, questo... Merda! Ok? Si sta?
Ah, il secondo non vale come contrattacco? Va bene, milady. Vieni qua da me. Non so cosa hai fatto, ma... già, poca... uff. Cazzo, questa... ok. Ehi! Ehi, cazzo. Questa è stata... colpo spazzata. Questa è la famosa finestra. No, questa è quella che mi ha fatto prima. Pelo! Premuto X! Pelo! Questa è da deflettere! Ah! Devi vedere come ha messo le mani e deflettere... troppe cure, troppa roba. Però... almeno... uno, due. Ma come? Ho cannato persino. Visto? Ti ho fregato su questo attacco, visto? Siamo già un passo in avanti rispetto al passato, almeno. Ho imparato il tuo attacco rapido dopo quello lì. Non un bello scontro, ma un buon apprendimento. Eh sì, sì, no, vabbè, il risultato è comunque che non fai danno. Il motivo è ovviamente non casuale. No, non l'ho usato i semi stavolta. Eh sì, perché non è uno spirito, è un eco, è un'illusione, è un... peccato che combatta in maniera identica. Peccatissimo, peccatissimo. Esatto, Meian, voglio fare la run, il finale con il boss segreto. Whichever is it. Dopo Gufo vai a origliare Ishin. Va bene. Va bene, comrades. Poi dovremo fare un bel giro. Anche prima.
un bel giro con le mappe subacquee, eh? Che a sto giro dobbiamo comprare un sacco di roba. C'è ancora il ricordo di dei nostri compagni Emma. No, Genichir forse era Emma. Sì, ah sì, il fischietto. Ah, ok, il moderatore mi ha dato gli step specifici per ottenere, se riesco a... State buoni ninja, che sto guardando i moderatori. Ah, ma tanti step, tanto cielo. Mi sembrano tutti abbastanza lineari. Ero a un passo da farlo in blind. Una delle cose più interessanti per me è proprio l'origliamento, perché sentirò dialoghi e non chiedo di meglio, non chiedo di meglio. Non chiedo di meglio. Stronzo. Quella è colpa del tuo cane, lo sai? Che cazzo? Chi la fa l'aspetti? Chi la fa l'aspetti? Suka! No, no, non rivelatemi il boss segreto, cioè io sono morto. Ma non sei tu? Oh no! I tuoi cani sono ancora qui. Però si cagano, si cagano. Ehi, bu! No, Boo! Non ho capito. Nope. Not as intended, ragazzoni. Nope. 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 Never mind. Nope, nope.
E come sono messo ad abilità Ashina? Perché poi sblocco quelle Mushin. Però non me ne può fregare di meno. Adesso, per ora. Per ora. Per ora. Perché sono molto più curioso della maschera. Non ha funzionato come era scritto nel manualetto di istruzione. No, non cadi non credo. 30 secondi di cooldown per le castagnole. Non credo. Quello è proprio troppo. 30 è proprio troppo. Cioè, altrimenti le useresti una volta per scontro. No. Fatelo da solo, due contro uno non va bene. Ciao. Quindi lo shuriken base fa lo stesso danno. Wow. Mi avete detto di no, però. Ah, sì, può? Mi aveva detto. Oh. Ah.
Sicuro che sia una bella scelta. Io non vedo nulla, eh. Ma mi ricordo di voi e basta, cioè. No! Mi ha tolto la postura, ho sbagliato l'ultima deflezione. La chiave di tutto era quel Mikiri. E tu lo sapevi, eh? Tu lo sapevi. E hai contato sul mio errore. Wow, wow, wow. Bravo. Sei migliore dei tuoi compagni e fratelli. Mi stai rompendo il culo. Damn it. In questo caso io ho fatto 4 errori importanti. Ovviamente l'arena non era comoda, ci sono i pali eccetera, ma è fatto apposta. Ciao merdoni. Buon riposo. Vediamo un po', eh. Uno shuriken così. Ah, ok. È situazionale. Se lo carico. Quasi lo stesso danno, però. È qualcosa che va oltre lo scudo, immagino, però. È costruito apposta per essere così eccentrico. Fa il danno è simile, ma il risultato è diverso. Ammazza. Maledizza. Inquadratura però. Ah, ma certo, ho capito la tua differenza. Se ne hai una. E non sono io rincoglionito, eh. Mi fermerei. Ok, ora è l'occasione. Non se vengo shottato, ovviamente. Ma tu hai la pillola Yashariku, quindi si comprende. No, no, dai, dai, su. Dai, su, inquadra, dai. Dai. Saltare, Mike. Mi è andata molto bene. Non abbastanza. Questo in New Game Plus è cattivo. Perlomeno dopo una live partita con il sonno di un letargo, però questo lo voglio affrontare bene.
No, gli strumenti, lo so, gli strumenti me lo renderebbero facile. Prima... Ora voglio... Questa run è di apprendimento e purismo. Io... Poi gli strumenti per vincere li useremo senz'altro. Ma non voglio utilizzare la... Non voglio avvelenarlo. Per ora voglio studiarmi i moveset, anche se non imparo al 100% perché comunque sono stanco e non faccio perfect fights. Però per ora niente strumenti. Poi la Sabimaru, eccetera. Nel New Game Plus Plus faremo tutto. Tutto. Ma preferisco prima avere consapevolezza di cosa combatto al 100%. Mi piace molto combattere in Sekiro. Con gli strumenti ancora di più sicuramente, però per ora arma bianca. Al massimo posso giocare anche con i confetti. Vedete che... È questo secondo che mi ha fregato prima. È questo secondo. Però ora so cos'è che mi fregava ed era quel secondo attacco. Quel secondo attacco, mi permetto di provare ad arguire, non lo fanno quelli normali, vero? Però non ne sono sicuro. Magari lo fanno. E sono solo rincoglionito stanotte. Però... Sì, lo so che c'è il drop. Ah, lì... Aspettate un po', eh. E là. Vabbè, ora sono un po' stanchino, in effetti sti perri, insomma. Insomma, Mike. Stai fermo, stai. Se dobbiamo finirlo... Che brutalità. Chi è stato? Sembrava qualcuno. Magari uno dei vostri nemici, no? Che ribelle. Lascia fare me. Vediamo un po' se tu per caso...
Vedi che te combatti come i merdoni? Ok, io qua non ho praticamente nessuna esperienza. Solo la blind run. E solo la blind run è tosta. Solo la blind run è tosta. Vediamo un po'. È tanto tempo che non faccio questa battaglia. Non ho idea di come andrà. Ma me la voglio godere. Questa è una delle scene più belle della storia di Sekiro. Vediamo un po', ok? Ah, volete che vado prima da Ishin? Ok. Ishin prima. E Ishin prima sì. Ok, fatto. Eh sì, non c'è scritto. Solo che cambiava l'ordine. Head to Ishin's place and eavesdrop on him and him. Eavesdrop on Kuro from behind the corner in his room. Rest and head upstairs to talk to him about Kuro. Rest and talk to her again. Ok, ok, ok. Vediamo un po' la mia memoria e il mio sonno cosa creeranno. Memoria. できませぬ。できぬだと。死のなんと。 Sta scena è fantastica. せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。 掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。ロンブラ。 少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。参る。久方ぶりよな。 Giusto, i shuriken. Mm.
Ah, questa è nuova, non l'avevo vista. In blind mai. Ho sbagliato. Merda. Ma quanta postura leva sto coso? Fatta in blind. Mi sa che bisogna schivare molto di più in quei contro di lui. Porca miseria. Questo in New Game Plus è un'altra cosa. Anche se, se volete vi faccio lo spoiler di cosa ho fatto in New Game normale, in blind run. Non lo so che il New Game è paro paro, semplicemente l'ho combattuto, o meglio, comunque con meno, con più postura, visto che non era il New Game Plus, e l'ho fatto first try. E ora ci morirò 10 volte, esatto, per compensare. Sì, first try l'ho fatto in blind. Ero anche meno stanco, eh. Però bravo. Io speravo di poterti fregare, invece adesso che ci penso, lui non fa nessuna battuta su... Che bello che sei! Ok, tutto perfetto, quasi. Quasi. No, merdissima. Cazzo, mi sono distratto, ho guardato gli HP. Ho premuto due tasti. Sicuro. Quella è quella che sembra. No! Mannaggia a me. Look!
Stai forse combattendo? Figlio di puttana, la sabbia! La polvere! Ipocrita bastardo! Bastardo la polvere! Spallata e polvere dopo. Mazza, che cane. Che cane. Mamma mia. Mai. Mai. Peccato che non ti dà... Perché la deflezione perfetta dell'ultimo colpo non ti dà una finestra? Vedete, non dà una finestra. Ti stordisce troppo a lungo. Cazzo, sto coso one shotta comunque, perché se non sei full... Eppure tutte le non sto combattendo male, ma mi sta fottendo. In New Game Plus penso che faccia danni veramente enormi. Veramente enormi. Il che è giusto, eh. Tra l'altro, io ho fatto il finale Shura, quindi sono anche molto più debole. Però c'è anche da dire una cosa. Sto stronzo gioca scorretto. Sto stronzo gioca scorretto. Io. A sto punto. Facciamo... un po' più i lerci. Non l'ho mai usato sto coso, Quindi finirà malissimo, però... Ehi. Hey. No, ho provato... Ma che palle! Quanta postura! Fammi giocare! Fammi provare a far qualcosa! Anche perché deflettono comunque. Magari non tutto perfetto, ma... vedi? Wow! Il tuo personaggio viene continuamente... Viene mantenuto nell'ombra. Un po' mi confonde perché non ho esperienza di questo oggetto e ormai mi si incrociano gli occhi.
Ai. Quindi ste piume sono molto utili, eh? Molto utili, però devo abituarmici perché ti fanno scomparire il personaggio in maniera molto letterale. Tra l'altro siamo ancora in prima fase. Chissà. Forse perché gioco aggressivo, perché mi piace vincere veloce. Devo giocare come te. E niente, giochiamo difensivi allora. Non tutti i boss sono fatti per essere affrontati con la furia, quindi va bene. Let's do this in defensive. Moir. Fai il Mikiri! Quest'uomo lo adoro. Perlomeno per come combatte. No, dai! Che brutta la postura! Ti costringe a giocare male! Strano! Ma questo è il New Game Plus, non c'entra niente col boss. Io in Blind Run non ho fatto assolutamente... Ho giocato puro. Qui invece devi essere vigliacco come lui. Se gli stai addosso perdi, perché la postura, anche con le deflezioni perfette, ne perdi troppa. E quindi devi giocare vigliacco. Solo con le finestre. Perché lui, essendo consapevole di quello che fai e di quello che sei, quando ti sbilancia ti uccide. E sono contento che il boss sia diverso rispetto ad altri, però devi giocare sporco. Devi giocare sporco. Ti farà merda. Come lui. Moir. Papà? Che famo? Dici così, papà? Così, papà. Vieni, mi ricarico la postura. Se devo fare la merda come te, faccio la merda come te. Come te. Non c'è problema. Ho voluto essere... Voglio bruciarlo, ma... Ok. Ha ha ha!
quanto sei lurido. Quanto sei lurido, Lugo. Pensi che tuo figlio non possa giocare sporco? Guarda, è proprio perché posso che non mi piace. Merda! La mia postura! Ok, finalmente. Tu che sollievo! Papà! Giusto. No, lì qua! Visto che mi ha tolto il target per le tre. Per i motivi sbagliati? Suca un po'. Allora. Chi ricorda più un cazzo adesso? Luridissimo sei. Merda. Qui non doveva prendermi. Che regalo mi hai fatto. Ichimonji. Ah, due attacchi. Non lo so, non mi ricordo. Animale. Animale grosso e antipatico. Io non ho postura, papà. Papà, non ho postura. Sì, ma mi incastri così, papà. Non va bene. Mikiri! Oh, suka! Non lo fai, qui. No, merda. Ma sei una pippa, comunque, quando fai queste cose, eh. Quindi questo è il tuo vero volto, un cagasotto. Io lo so che sei una sega. Che liscio. Ho visto il Mikiri davanti ai miei occhi. Wow, non volevo offendere. Però capirai anche che le tue ambizioni sono mal seguite col capriccio dell'utilizzare ogni mezzo, non trovi, padre? No, padre, no! Sono molto arrabbiato con te, padre. Questo è stato molto vile da parte tua. Nissan. Otosan. Non Nissan. Guarda che ti vedo, fa. Cosa smetti?
Cioè, ma quante ne hai comprate? Io le cure ero quasi finite, te che fai? Quindi? Bravo, sai combattere, dai. Che poi non è vero, lui ti dice anche impegnati, cioè... È uno stronzo, però... Secondo me... Ha veramente sofferto quando... No! Che male! Hai perso. Shine! Otosan! Vedi che comunque è un padre. Prega ad un idolo. Ha veramente sofferto quando gli ha ficcato una spada nel petto. Che stronzo, che è un cane, che è un bastardo ipocrita. Ho detto ipocrita non a caso, eh. Ho detto ipocrita non a caso. Per caso ci siamo dimenticati... Ho visto un po' di ragazzi che si stupiscono che abbiamo 9 fiaschette. Ce ne manca una. Vediamo un po'. Perché io nella blind run le ho prese tutte 10. Se sono 10. Però ne avevo 10. Ok. E allora in blind run ho fatto perfect. Gold seed. Ah, è nel palazzo. E allora, ecco perché ne ho 9. Perché abbiamo fatto lo sure ending. Quindi io sto combattendo debilitato, con molto meno attacco e danno alla postura. Allora, andremo avanti col percorso del finale domani. Per ora, visto che ho perso esperienza, e non lo accetterò mai, andiamo dal nostro caro amico Lupino, qui... No. Comunque la boss fight di Gufo, non so se qualcuno di voi l'ha affrontata 100 volte in 100 run, eccetera, e ho visto altri giocatori o veterani, appunto, lo ripeto, io ancora non sono veterano. Però mi sembra che alla fine va combattuta con gli strumenti, perché altrimenti fai la stessa cosa che faresti col fuoco, solo che ci metti 6 volte tanto. No, proprio per scoprire, proprio perché mi farà scoprire dettagli su questo finale, non voglio bruciarmelo con questo sonno. Cioè, ho vinto in una sorta di piano materiale, di piano mentale. Non mi viene neanche il termine, sono troppo stanco, ragazzi. 50 volte nella prima run, va bene. Alterato, piano mentale alterato, volevo dire. Farma al fortino della forra. In meno tempo fai più punti. No, quando la farò con l'amuleto, Gufo forse sarà tra le più facili, perché sapendo che si vince schivando, si corre
si brucia, si fa un po' la merdina. Cioè, non pensate? Magari mi sbaglio, eh? Aia, che male. Devo prenderlo alle spalle, il nostro amico, però... Quanti, no, quanti punti di esperienza danno, sti affari? Ah, minchia! In effetti... Con la foglia intendete il... Rapimento di Vino, sì. È vero. Qui si fanno parecchi punti esperienza. Anche se il giro che ho beccato io... facilissimo al palazzo è fantastico, secondo me. Yeah, livello 9. Fammi il Mikiri, fammi il Mikiri, che non va bene. Cioè, oddio, fatti fare il Mikiri. Che non ti lasciamo mai il tempo di farlo. Stronzo. Esatto, Falco, quello uso. È un giro pazzesco. Velocissimo, terribile, fai un... Ok, per ora... Sono felice di aver fatto questo extra post di Phantom Pain. Ero veramente cottino, però mi sono ripreso giocando un po'. Ma i dialoghi belli li ascoltiamo la prossima volta, mica cancello il gioco. Per carità, sono in piena esplorazione con voi. Sono partite che faccio per studio in questo caso, ma anche e soprattutto per hobby divertimento. Lo voglio fare, mi piace, mi sto divertendo, sto giocando. È quello che ho fatto con Dark Souls 3 quando l'ho finito la prima volta. Semplicemente stavolta sto condividendo ogni singolo istante. Ogni singolo istante. L'elemento vento applicabile alla spada col ventaglio l'ho letto nella descrizione. Però mi chiedo cosa fa. Gira automaticamente i nemici deboli? Un po' troppo forte. Minchia, ragazzi. Terribile. Fortissimo. Ci sta, perché tanto alla fine perdi tempo a fare il mortale. Fa girare i nemici, porca miseria, fichissimo. E poi è roba da New Game Plus, infatti. Ragazzi, dura comunque due colpi, fatto apposta. Vale per una spadata o due. Buonanotte. Alla prossima, ragazzi. Ne riparleremo di tutto. Varior Nox.